Buongiorno, buongiorno, grazie. Ciao, buongiorno. Buongiorno, come va intanto, ragazzi? Bene, molto bene, assolutamente. Stiamo preparando, ci siamo tutti preparativi per il tour, quindi siamo belli impegnati, ma contenti. Anche perché domani poi si parte per un lunghissimo tour che vi terrà occupati almeno fino a settembre con le date annunciate, poi sicuramente ci saranno varie aggiunte, via dicendo. Tra le tante date c'è anche Sarzana qui in Versilia il 18 di luglio, ma partiamo con ordine perché vogliamo un pochettino questa mattina raccontare anche il percorso dei Santi Francesi. Avete vinto X Factor a dicembre, ma la vostra carriera non inizia lì, inizia molto prima. Intanto raccontiamo chi sono e come sono nati i Santi Francesi. Sì. Allora, guarda, come hai detto tu, X Factor è stata l'ultima parte della nostra carriera, l'ultimo quadro, diciamo. Sì. I Santi Francesi nascono in realtà 10 anni fa in tutto, perché il primo progetto risale proprio alla fine del 2013 e io sono Alessandro, ho fondato un piccolo progettino appunto alla fine del 2013. Sì. Che è durato per 2 o 3 anni fino a quando ho incontrato Mario a Ivrea in uno studio di registrazione dove io stavo registrando dei brani con appunto questa vecchia formazione. Da lì ci siamo conosciuti, è scattato un po' l'amore sia dal punto di vista umano che dal punto di vista appunto più artistico, e abbiamo iniziato a lavorare insieme. Quindi insomma abbiamo all'inizio questa formazione A5 in cui c'eravamo anche io e Mario, per poi litigare con tutti quanti e decidere di rimanere da soli circa 6 anni fa, mi sembra, correggimi se sbaglio, Mario, 5 anni fa. Ecco, e poi da lì è tutto è nato però poi nel 2019 anche con uno dei vostri primi album, totalmente, diciamolo, autoprodotto e che si chiama Tutti i Manifesti. Poi da lì un sacco di altri brani, davvero pezzi che vi consiglio davvero di andare ad ascoltare anche su ovviamente su Spotify, dove ci sono e poi è arrivato lo scorso anno con la partecipazione di X Factor. E che emozione è stata per voi arrivare su quel palco, intanto da concorrenti tra le varie audizioni, e poi arrivare fino alla fine ed aver anche vinto? Sì, è stato tutto abbastanza incredibile ed è partito tutto nel caos, nel senso che noi avevamo già partecipato a un talent. Sì. E quindi quando abbiamo ricevuto la chiamata di X Factor abbiamo avuto una settimana di riflessioni abbastanza intense per decidere appunto se avremmo partecipato a questa cosa. Ci siamo convinti a provare ad andare a fare la nostra musica, a vedere cosa sarebbe successo, e alla fine è andato tutto bene. La cosa incredibile e la cosa forse migliore è che è stata un'esperienza che in realtà non ci ha modificato così tanto, siamo rimasti molto simili a noi stessi, abbiamo portato semplicemente la nostra musica e siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, quindi è stato incredibile. E la cosa bella è che poi quando sono usciti fuori anche i vari, perché quando vengono fuori le varie votazioni, i risultati anche dei televoti, ho fatto caso anche che praticamente non avete mai perso uno, tranne forse un paio, una cosa così, durante tutto il percorso avete fatto davvero un percorso linearissimo, sempre con delle vittorie anche durante le puntate, quindi davvero vuol dire che il pubblico vi ha amato e apprezzato sin dall'inizio, questo è già qualcosa di molto molto bello. E da quell'esperienza di X Factor è uscita Non è così male, che ci ascoltiamo e poi ovviamente andiamo a parlare anche di oggi. Non è così male, e i Santi Francesi sono con noi qui a colazione da Versilia. Questa mattina abbiamo un po' iniziato raccontando di voi, del tutto, come è nato, e poi ovviamente X Factor. E da lì, dopo l'esperienza, avete fatto i primi concerti nei club, anche lì avete toccato alcune delle città, penso Milano ad esempio, con la Santeria, poi sono state modificate alcune cose, insomma vuol dire che davvero c'è stato
Una grande richiesta anche per avervi, per vedervi, e poi adesso è arrivata l'estate con questi tanti altri concerti che vi porteranno davvero in giro per tutta quanta l'Italia. Oltre, immagino, a Infieri, il vostro ultimo album EP, portate anche altri pezzi. Ho visto anche l'altra sera a Milano Pride avete cantato anche Signorino, quindi c'è tanta musica da far ascoltare. Beh sì, assolutamente. Mario, guarda, se vuoi rispondere tu. Certo. Innanzitutto sì, assolutamente il tour è andato molto, molto bene. Inizio a, diciamo, a recitare un po' quello che hai detto. Anzi, è andato meglio di quanto ci aspettassimo. Ti correggo solo al volo, la Santeria doveva essere il primo locale in cui Esatto, poi hanno fare modificato. Fabiano, è stato modificato, siamo andati all'Alcatraz, cosa che non ci Esatto. aspettavamo per niente. Ed è stata una risposta incredibile. Al di fuori di quello, assolutamente, questo tour estivo sarà un po' la coda di quello che abbiamo iniziato a gennaio, quindi cercheremo di riproporre quello che abbiamo fatto lì, ma con qualche modifica chiaramente, perché è giusto che sia così, giusto che quelle poche persone comunque che magari ci hanno già sentito venga offerto qualcosa di più. E sì, faremo un po' di brani, anche perché l'EP che abbiamo pubblicato dopo X Factor è veramente un EP, quindi sono pochi brani, il live durerà circa un'oretta, quindi faremo un po' di cose vecchie, faremo un po' di cose strumentali che non ci sono, che non sono state pubblicate, quindi un bel po' di sorprese, cose interessanti. Vi vado un pochettino raccontando, quindi il 18 luglio sarete qua in Toscana, a Sarzana, ma non solo, sarete anche ad Arezzo, sarete anche a Budapest a Ferragosto, che immagino quella sarà sicuramente un'esperienza alquanto particolare, perché uno si immagina Ferragosto grigliata tra amici e invece sarete a Budapest. Ma infatti non so cosa fare. Esatto, è il primo anno che io so cosa fare a Ferragosto, quindi guarda che contento come a Pasqua. Che bello, però immagino che sarà sicuramente un'emozione anche per voi portare anche la vostra musica fuori dal nostro paese, farvi conoscere anche all'estero e farvi conoscere anche con ovviamente La Noia, che è anche sì il vostro ultimo brano e ci ascoltiamo. Eccolo qui. I Santi Francesi, La Noia, uscito fuori lo scorso 16 giugno, è già uno dei brani di questa estate che inizia a rodare, ecco, diciamo così. Quindi, estate piena di concerti e poi, ragazzi, cosa vi aspetta? Dopo il tour, immagino che inizierà anche una preparazione a un nuovo album, un po' più ricco, immagino. Allora, guarda, ti posso dire che in questo momento non stiamo ancora parlando di album, ma è Ah. chiaramente come si faceva una volta, è chiaramente una cosa che arriverà. Credo che probabilmente continueremo per un po' a lavorare a singoli, quindi singolo per singolo, andando poi a raggruppare tutto in un album, probabilmente un domani. E come hai detto tu, adesso noi ci stiamo concentrando su quest'estate che sarà abbastanza focosa comunque, perché abbiamo un bel po' di date e dobbiamo stare sul pezzo, ma chiaramente la seconda attività principale è quella di scrittura, per noi e per altri, quindi noi stiamo scrivendo e il nostro obiettivo principale è aumentare prima di tutto la qualità di ciò che facciamo e allargare il nostro pubblico, quindi non vediamo l'ora di far ascoltare tutto ciò che stiamo scrivendo in questi periodi. Dai ragazzi, quindi io sono già contento di avervi visto anche l'altra sera qua a Milano, quindi è già comunque qualcosina. Peccato per la scorsa volta, il primo concerto purtroppo non sono riuscito per quale motivo? Perché avevo in ballo un viaggio e di conseguenza vi aspetto di nuovo qua a Milano, anche se verrei volentieri a Sarzana, visto che siamo qua anche con Radio Versilia, sarebbe molto interessante, ma purtroppo è un po' problematico, però comunque Certo, vi ci vedremo a aspettiamo, Milano, dai. assolutamente, incrociamo le dita. Chiudiamo qua con voi, ragazzi. Io vi ringrazio ancora per essere rimasti con me questa mattina. Vi ricordo ovviamente di seguire i Santi Francesi su tutti i social, ovviamente. E chiudiamo con il brano che avete anche suonato l'altra sera a Milano Pride, che era proprio Signorino, e anche questo uno dei vostri brani, primissimi brani, ancora prima di X Factor. Ragazzi, grazie mille, buon weekend e buona estate a questo punto. Grazie a te altrettanto. Ciao, Buona giornata. ciao, ciao, ciao. Ciao.